Grazie. Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, innanzitutto vorrei esprimere a nome del gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'iter del provvedimento in esame e per il lavoro svolto con il supporto di tutti i membri della 12ª Commissione Igiene e Sanità. Siamo stati veloci, rapidi, incisivi, passando dalle parole ai fatti, approvando un importante provvedimento che prevede l'introduzione a livello nazionale di uno strumento quale il registro tumori, indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Penso alle tante persone travolte da questo male che ha caratterizzato il nostro secolo, alle loro famiglie, sempre e comunque coinvolte. Sono infatti circa 3.400.000 le persone vive in Italia nel 2018 con pregressa diagnosi di tumore. Attualmente in Italia vi sono 47 registri tumori e 4 registri speciali, tutti sicuramente meritori di aver affrontato il tema della raccolta dei dati finalizzati ad un'analisi conoscitiva dei dati epidemiologici riguardanti le neoplasie in Italia, ma con il limite di essere appunto 51 registri e di coprire solo il 63% della popolazione nazionale. Il provvedimento portato all'attenzione di quest'Aula vuole superare questo limite per arrivare all'istituzione della rete nazionale dei registri tumori, dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta dunque di uno strumento che ancora una volta va nella direzione della tutela e protezione della cittadinanza tutta, mettendo l'istituzione nella possibilità di capire, verificare ed approfondire se una determinata situazione oncologica in determinate zone del Paese sia collegabile a dei determinati fattori di rischio, offrendo al legislatore nazionale la possibilità di aggiornare i LEA tenuto conto dei dati raccolti, nonché di essere consapevole della bontà dei trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi. Già nelle precedenti legislature, in particolare nella 17ª, la Commissione Igiene e Sanità del Senato avviò un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza di tumori, preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della regione Campania denominata Terra dei Fuochi. Ecco che l'istituzione dello strumento contenuto nel provvedimento che ci accingiamo a votare è esattamente in linea con quanto affrontato precedentemente. Già all'epoca, nelle conclusioni del suddetto studio, si rivelava l'importanza dei registri tumori in quanto indice di un ruolo significativo per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale. Con i registri tumori, infatti, si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare il luogo e l'esposizione ambientale, la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso, la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio. Nello specifico del provvedimento, poi, il comma 1 dell'articolo 1 enuncia in modo chiaro le finalità della rete nazionale dei registri tumori, ossia il coordinamento, la standardizzazione e la supervisione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché le finalità della validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'Istituto del Referto Epidemiologico. L'obiettivo è quindi creare un sistema integrato ed unico dei flussi provenienti dai registri tumori esistenti, evitando duplicazioni di banche dati sanitarie al fine di permettere serie politiche di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò detto, annuncio a nome del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione il nostro voto favorevole. Grazie, senatrice Fregoli.